La Serie A riparte con un big match Inter-Napoli. Oggi andiamo alla scoperta degli ultimi precedenti giocati a San Siro. Per l'Inter è l'ultima occasione per rifarsi sotto. Sono 11 i punti di distacco dal Napoli. Deve assolutamente accorciare la classifica. Inzaghi potrebbe ritrovare la coppia gol Lautaro-Lukaku, ma anche nell'ultimo test del 2022 col Sassuolo, Dzeko ha continuato ad andare in gol. Il Napoli ha fatto una prima parte di campionato strepitosa, con 13 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Un piccolo campanello d'allarme per Spalletti è arrivato dalle amichevoli di fine anno. Gli azzurri hanno perso con Villarreal e Lille. 76 il totale delle gare, 50 vittorie dell'Inter, 17 pareggi, solo 9 vittorie partenopee. L'ultima vittoria di padroni di casa della scorsa stagione. Finisce 3-2 e in rete vanno Zielinski, Çalhanoğlu su rigore, Perisic, Lautaro e Mertens. Anche lo scorso anno l'Inter affrontò il Napoli in una situazione di ritardo in classifica. L'ultimo pareggio è a reti bianche, 0-0 della stagione 2017-2018. All'epoca Spalletti guidava i nerazzurri. Il pari costò il primato al Napoli. Di un anno prima, l'ultima vittoria degli azzurri. Il gol vittoria viene segnato da Callejon, propiziato da un evidente errore di Nagatomo. Della stagione 86-87 la partita è memorabile. Finisce 1-0, in rete lo zio Bergomi. Anche nell'anno del primo scudetto di Maradona si conferma la tradizione negativa del Napoli a San Siro. Iscriviti al canale di Calcio News 24, lascia il tuo like sotto questo video e scarica la nostra app gratuita.